Augusta rischia di diventare come Lampedusa? Lampedusa si sta forse liberando del fenomeno dei migranti, invece adesso è Augusta che è diventata una città nota per l'immigrazione, queste ondate migratorie che si riversano su questo lembo di Sicilia, non estremo, ma insomma un lembo importante, visto che c'è una base militare importante. Augusta è anche una terra di industrie, è stata dichiarata nel 90 dal Ministero dell'Ambiente un'area a rischio di crisi ambientale. E crisi ambientale anche da un punto di vista umano, antropico potremmo dire, visto che i migranti, i minori, rischiano di essere ricoverati in questo plesso. Rischiano perché ci sono diverse ragioni, adesso non possiamo esporle tutte quante qui, però vogliamo ascoltare la voce di un cittadino, Thomas Granata, che è titolare di una palestra qui in questo quartiere, che ha calamitato proprio nei giorni scorsi qui un gruppo di persone, movimenti civici o altro, che stanno protestando contro questa possibilità, contro certo. Questo che voi chiamate rischio dei migranti minori nel plesso, vero? Certo. Quali sono le ragioni che voi opponete a questa soluzione prospettata dai commissari che amministrano Augusta? Bene, per noi è una situazione un pochino di disagio, perché comunque un centro accoglienza all'interno di un centro abitativo è comunque una cosa non da tenere in poco conto. Noi stiamo puntando insieme ad altri movimenti civici, ad altre forze politiche, stiamo facendo una petizione, una raccolta firme, perché puntiamo su due punti principali. Una raccolta firme da presentare sempre ai commissari? Sì, cioè, come scusi? Una raccolta firme da presentare, sì, da presentare ai commissari. Perché noi puntiamo più che altro a evitare centri accoglienza all'interno di un centro abitativo. E di centro abitativo noi non si parla di quartiere Terra Vecchia o di Brucoli o di quartiere Borgata, si parla a tutto il territorio augustano. Qui l'emergenza sarà tanta, in estate ne arriveranno tantissime, appena dichiarati anche dal Ministro dell'Interno 600.000. 600.000 immigrati che Augusto non so se potrà sostenere. 600.000 immigrati. Immigranti, forse a ondate, ma ondate, qui si parla di minori. Di minori non sappiamo quanti saranno, perché comunque il controllo non sarà facile. Molti dichiareranno di avere meno di 18 anni, ma la realtà non si sa quale sarà. Sarà poi agli organi competenti dimostrare che saranno minori. Comunque questo è uno stabile che è stato dichiarato non agibile per la struttura dei nostri bambini, è stato tolto alle scuole. Adesso risulta improvvisamente agibile per questi minori. Sono stati stanziati dei fondi per la ristrutturazione di questo stabile. Ebbene, se sono stanziati dei fondi per la ristrutturazione di questo stabile, vuol dire che ancora non è idoneo. Allora perché per i bimbi augustani non è idoneo e per, diciamo, chiamiamoli bimbi o comunque minori migrati risulta idoneo? Gli stabili all'interno di un centro abitativo sono quasi tutti non idonei. Perché immettere gli immigrati all'interno di queste strutture? Ci sono stati tolti giorni addietro delle piccole realtà augustane, il Palaionio, il palazzetto di Bruvoli. Già noi siamo precari di nostro. Ai giovani leviamo queste piccole possibilità di movimenti. In più immettiamo questa massa di gente che comunque ha una sua sofferenza, una sua storia, che trasporta da noi, diversa da noi. Diversa, mi intendo, della loro cultura e della loro civiltà. Il problema è quello dell'economia. Ecco, il nostro malessere cittadino è evidente: inquinamento, malattie che provengono dall'inquinamento, disoccupazione, è alto il tasso di disoccupazione. E quindi ogni minore, ogni migrante che qui risiede costa anche infatti diceva la signora Librizzi, la commissaria che regge il comune insieme ad altri due, che c'è un costo non indifferente per tutte queste persone e noi non abbiamo le risorse come comune, intendo. Va bene. Ma noi come movimento cittadino, come movimento di quartiere, stiamo puntando su più che altro una mancanza che bisogna vedere se poi loro sapranno tutelarci, dandoci sicurezza ambientale, sicurezza igienica, perché sì, è vero, avranno messo delle docce, ma queste persone comunque hanno loro dei problemi interni, cioè non, loro portano delle malattie che non perché, c'è questo perché rischio, hanno delle lacune sanitarie. Ecco, il rischio abbiamo accennato prima è questo, perché hanno tubercolosi e hanno altre malattie, tant'è che i poliziotti che sono all'interno delle navi adesso hanno le maschere, i guanti, abbiamo anche una fotografia al riguardo proprio di poliziotti che sono militari all'interno, poliziotti militari all'interno delle navi, che indossano queste maschere di protezione. Mentre qui noi no. Adesso il rischio appunto
ci possa essere, non vogliamo fare allarmismo però, perché altrimenti rischiamo anche noi, da un certo punto di vista. Però la situazione è seria. La massa che voi cosa proponete come alternativa? Noi proponiamo su due punti stiamo battendo: evitare centri accoglienza all'interno di un e centro. E che cosa abitativo proponete, per esempio? Avete già pensato? Fare un primo centro di soccorso già dove vengono sbarcati queste povere persone. Se loro vengono sbarcati a Porto Commerciale, facciamo un primo accoglimento lì, creiamo una tendopoli lì. Ma adesso una tendopoli, attenzione, no stabile, che dovranno stare lì giorni, quello deve essere un punto di smistamento dove vengono accolti, tutti questi soldi vengono finanziati, incominciamo a tirar fuori soldi anche per questo. E un'altra cosa in cui noi vogliamo puntare è anche: perché andarli a prendere al largo delle coste africane e portarli fino a qua? Perché non puntare la nostra marina italiana a contenere questa massa verso di noi e di riaccompagnarli direttamente da loro? Cioè, questo è un punto di cui non dobbiamo sottovalutare. Qui sono scelte politiche a livello governativo centrale. E anche noi cittadini ci poniamo queste domande. Questo le possiamo dire, queste cose non le possono risolvere i commissari straordinari, che poi tra l'altro queste petizioni forse non le tengono neanche in conto, lo diciamo per senso di obiettività. Ma se non ci proviamo, che sì, no, per carità, ma una petizione di 1000 persone di Augusta per il problema dell'acqua non è stata tenuta in alcun conto dai commissari, lo diciamo per dovere. Su quello stiamo dicendo noi, già abbiamo i nostri problemi e non vengono risolti. Infatti. Perché aggiungere problemi su un paese che già è stressato di suo? Va bene, allora potrebbe esserci una soluzione, forse la buttiamo così: c'è un hangar per dirigibili che ha un parco enorme e lì si potrebbe, volendo, l'hangar potrebbe, è del demanio, potrebbe essere ceduto per questo tipo di attività. Penso che si possa realizzare lì qualcosa anche con le docce volanti, come si fanno altrove nelle situazioni di emergenza, anziché toccare questo plesso, che invece potrebbe essere, lasciatemelo dire, potrebbe essere invece la sede del liceo, delle ultime classi del liceo, che ancora sono ospiti queste classi del plesso di Viadua, che costa ancora a noi cittadini di Augusta e provincia 250.000 euro l'anno, e su questo abbiamo tante volte detto date queste informazioni dentro la nostra, perché è possibile, volendo, ospitare qui i ragazzi del liceo. Se invece ancora continuano a avere questi dei migranti, questa soluzione sarà di là da venire e ancora spenderemo soldi per le classi del liceo. Avete altro da aggiungere? Noi abbiamo detto poco fa ciò che pensiamo. Va bene, ma voi avete in mente di protestare anche in alto luogo, appunto? Noi stiamo iniziando questa raccolta firme, ci muoveremo e chiederemo i permessi per creare punti di appoggio, dei, chiamiamoli, tavolini, per poter raccogliere firme al livello cittadino, il gazebo, e poi piano piano cercheremo di fare la nostra strada, perché non lasceremo nulla di intentato. La situazione incomincia a essere seria per Augusta. Bene, allora Augusta non deve essere come Lampedusa, vediamo così. Lo scopo è quello, non arrivare a avere un'invasione che non saremmo in grado di sostenere, questo più che altro. Certo. Oggi iniziamo con 100, con 200, ma se qui lasciamo mano aperta, sarà di Augusta? Restiamo con questa speranza, Augusta non come Lampedusa, ecco, almeno così.